La vedi, fa. Senti, Bentivoglio somiglia un po' a William Hurt di Smoke. Questo è interessante, non ci avevo pensato francamente, però non posso darti torto. I miei modelli erano altri, erano più soprattutto Bill Murray di Broken Flowers e anche di Lost in Translation e anche ovviamente l'intramontabile Drugo Lebowski, È vero, di cui addirittura ha dei capi di abbigliamento simili, non so se hai è notato, il vero. pantaloncino corto, la camicia hawaiana, il sandaletto, Vero. l'accappatoio. È un Ci po' sono delle citazioni Big di Fabrizio. Big Lebowski, sì. È un po' Big Fabrizio e poi un pochino anche il Valerio Mastandrea della prima cosa bella. Assolutamente, perché è un Sì. loser che le prende dalla vita con disincanto e quindi sì, ci sono molte similitudini, devo dire. Disincanto e poi con una strana però appunto morbidezza, no? Che è molto bella. Infatti Valerio è un attore che accosto a Fabrizio, sono simili nello stile recitativo, in questa lentezza di reazione, in questo modo di essere molto compassato, quindi effettivamente sono molto atipici tutti e due. Anche se poi Fabrizio, cioè, ha una dolcezza straordinaria sullo schermo, come a volte può essere insomma duro nella. Fabrizio è in una nuova fase della sua vita perché è diventato papà. Ha di due bambini nel giro di 5 anni. Questa cosa Dovete secondo addolcirlo. me l'ha addolcito molto e secondo me questa cosa si sente anche nel film. Sì, Non è più il Fabrizio, diciamo così, certo. glaciale, super controllato, che insomma comunque io amavo lo stesso. Era straordinario sempre. E cos'è stato per te più complicato come dire, da scrivere intanto nel film? Cioè la cosa più difficile da far tornare come sceneggiatore? Guarda, rispetto alle sceneggiature che scrivo di solito, questa aveva un impianto molto più semplice, anche perché da un certo punto in poi, avendo cominciato a intuire la possibilità della regia, mi sono tenuto anche molto semplice sulla quantità di personaggi, sulla storia. Quindi devo dire che la scrittura è stata più facile di quella che ho, per esempio, lavorando con Paolo, insomma, o con altri. Perché tu all'inizio pensavi di scriverla per un altro, E non poi. era nato come un copione su commissione che poi sarebbe stato affidato a. Puoi interrompere? Che poi sarebbe stato affidato a un regista X. E poi piano piano, siccome appunto ho scritto senza la sponda registica, mi sono anche fatto, ho anche interpretato il ruolo del regista con me stesso, nel senso ho cominciato a pensare a come avrei girato le scene, cosa che di solito fa il regista che scrive con me. E quindi me la sono in qualche modo fatta su misura, l'abito me lo sono fatto su misura e quando è arrivato il momento di scegliere il regista, Beppe Caschetto mi ha detto ma perché non lo giri tu? E devo dire che io ho detto subito di sì. E da regista cosa è stato più, insomma, la sfida più difficile per te? Guarda, è stato, sembra che non, cioè, che non ci si creda, ma insomma è stata veramente una passeggiata piacevole in compagnia di persone che ovviamente in quei momenti in cui rischiavo di sbagliare strada mi hanno rimesso in carreggiata con una bellissima troupe, collaboratori di primo livello, Arnaldo Catinari alla fotografia, poi Spolettini al montaggio, attori strepitosi. Quindi devo dire che è venuto tutto abbastanza Ci sono anche delle agevole. sequenze complicate in Vespa, insomma. Ci sono stati, diciamo, i momenti più complicati sono quelli, per me, sono quelli dove, diciamo, c'erano più personaggi in scena, quindi per esempio la Villa del Poeta o le scene a Sì. scuola, in cortile, la box, che è un'altra scena, diciamo, Certo. complicata. Però devo dire che anche lì è andata bene, insomma, è andata È una cosa velocemente. straordinaria anche come direzione degli attori, cioè è sempre vero, insomma, attori, voglio dire, Bentivoglio è straordinario lui, ma anche il ragazzo è pazzesco. Quella è una cosa che, diciamo, da scrittore la psicologia è qualcosa che sento di, quantomeno mi illudo di padroneggiare, quindi siccome la recitazione è psicologia fondamentalmente, e lì mi sentivo preparato, insomma, casomai Sapevi quella. subito come. Sì, ecco, sapevo cosa volevo dagli attori, sapevo
esattamente. Fra l'altro io sono stato in gioventù attore di teatro, quindi insomma un pochino l'ho praticato quel mestiere. Ecco, mi sentivo forte sulla recitazione. Quello che mi spaventava era più la, diciamo, la tecnica di regia, però su questo ho cercato di arrivare preparato, di farmi degli storyboard, di preparare. Sì, tutte le scene più complicate le ho fatte disegnare, non le ho disegnate perché non sono capace, però insomma le ho fatte disegnare. Sì. Il gangster che ha il schnauzer e fa vedere 400 volti, magari, insomma, però vabbè. Beh, quello è una presa in giro a cui si è prestato molto gentilmente Vinicio, sì. Perché il mio bersaglio era evidentemente anche il genere criminale, laddove celebra appunto i criminali come grandi menti e ferate, insomma, non li mette mai alla berlina. Quindi mi sono divertito un po' a prendere in giro questo personaggio, e Vinicio è stato importante perché ovviamente faceva associare immediatamente il personaggio al genere che avevo di mira. Quando è uscito Alza la testa con Castellitto, ti ha preoccupato un po' perché c'è un padre, un figlio? Mi ha preoccupato, a parte che è un film che per metà mi è piaciuto moltissimo, quindi nella prima parte, mentre lo vedevo, sì, ero preoccupato, anche se il tono era completamente diverso, però sì. Poi diciamo nella seconda parte, quando prendo un'altra strada, mi sono tranquillizzato. Ma c'è un altro film che ha delle assonanze forti con questo e che ho visto dopo averlo scritto questo, che è Il mio amico Eric, certo. Di Loach, anche quello, diciamo, con alcune somiglianze, non del tutto, però è vero. E qui però il punto focale per te era, come dire, la ricerca della paternità, in qualche modo. La rivalutazione del ruolo paterno. Cioè, questo è proprio un ode ai padri, questo film. Perché avevo la sensazione, leggendo la stampa, la cronaca, che ultimamente si parlasse di padri solamente come padri assassini, padri molestatori, padri frustrati, padri violenti, padri inutili, dannosi. E come padre mi sono girate le scatole, ho voluto raccontare invece quanto sia importante per un ragazzo una figura di riferimento diversa dall'affetto incondizionato di una madre, quindi una figura che ti mette alla prova, che ti pone dei limiti, che esercita un principio di autorità nei tuoi confronti. E quindi ho scritto Charlie. La famiglia è una tentazione irresistibile. Non la per me. La famiglia conta tanto per te. Ora e nei film tuoi recenti, perché insomma spesso la famiglia c'entra. Più che la famiglia in questo caso sono le relazioni, diciamo, genitoriali, nel senso che una vera e propria famiglia non c'è, cioè c'è un ragazzo che ha una madre che lo adora, sì. E dal punto di vista affettivo è forte. Però poi quando si ricompone il nucleo è più forte. In questo caso però purtroppo non si ricompone, nel senso che rimarrà sempre uno con una madre e un padre. Certo, ma è chiaro che io, essendo cresciuto per esempio in una famiglia tradizionale e solida e fortunata dal punto di vista sentimentale, tendo a riprodurre quel modello, però so anche che la famiglia può essere un covo di frustrazione, di infelicità, di rancori, non è detto. Ecco, non è che voglio fare un ode alla famiglia, però voglio fare un ode al rapporto figlio-padre anche al di fuori di una famiglia tradizionale. E l'insegnamento è un altro punto focale, cioè insomma conta di cosa ne pensa la scuola, cosa fa la scuola. Assolutamente, sì, proprio perché diciamo nel vuoto che si crea spesso nelle relazioni familiari e diciamo nel vuoto di principio di autorità in cui i ragazzi magari crescono, questo diventa poi il ruolo della scuola, cioè lo dice bene una scena con la professoressa Di Biagio, con Raffaella Leboroni, in cui lei dice: noi non possiamo fare il vostro mestiere, l'educazione gliela dovete insegnare voi. Purtroppo però è anche una scuola. E poi lì il primo momento in cui lui non scappa, perché poteva dire: io sono un amico. No, lui lì, anzi, è la scena in cui viene punto nell'orgoglio e da cui parte il riscatto. Esatto. No, oltretutto volevo anche mettere l'accento su una scuola, diciamo, ormai trascurata, dimenticata da chi ci governa, umiliata, però dove ci sono anche.
persone come la professoressa del film che lavorano con passione, con entusiasmo, senza preoccuparsi troppo neanche di quanto guadagnano. Sembra essere sul grande raccordo anulare. Cosa manca ora? Un elicottero. Esatto. Senti, anche un film su quanto sia pericolosa la sciatteria, cioè Bentivoglio è stato sciatto nella vita. Sì, c'è questa lezione che dà il figlio. Sì, questo è forse in parte una critica a una generazione che a un certo punto, diciamo, si è un po' lasciata andare. E nel suo caso è un intellettuale che a un certo punto ha smesso di credere in se stesso e si è abbandonato a una vita senza motivazioni, insomma. E quindi sì, a un certo punto c'è questa autocritica sulla sciatteria che effettivamente a volte nella vita ti fa passare le grandi occasioni sotto il naso. Sì. O anche lo stesso ragazzo, cioè quando sei sciatto, quando non ti curi di te, va male. No, certo. Anche se i ragazzi di adesso su una cosa non sono sciatti sicuramente, che è il loro aspetto. Sì. Hanno una grandissima cura, insomma, sia dell'abbigliamento che dell'igiene. Anche il ragazzo nel film, insomma, è vestito in maniera casual, ma sempre molto, molto curata. La sua sciatteria riguarda certamente il suo approccio alla vita, allo studio, alla cultura, certo. E il linguaggio come lo hai ricreato? Cioè, quanto hai ascoltato, quanto hai, assorbito, quanto ti sei inventato? Beh, no, io ho due figli, uno di 17 e una di 13, ragazzi che bazzicano in casa, sono stato rappresentante di classe a scuola, ho tenuto seminari nelle scuole, quindi insomma quel gergo l'ho orecchiato in presa diretta parecchio. E ovviamente ogni volta che sentivo qualche cosa di prezioso lo appuntavo mentalmente. Quindi sì, è un'esperienza sul campo. Quello era difficile perché se sbagli, se fai dire delle cose che non tornano... Si rischia sempre un pochettino la macchietta, no? O la semplificazione, la banalizzazione. Però ecco, da quel punto di vista francamente ero molto avvantaggiato. Non è che sono andato a intervistare i ragazzi per capire come parlavano, ce li ho in casa. Quindi. E invece il ragazzo come l'hai trovato? Il ragazzo ho fatto tantissimi provini nelle scuole, nei licei romani, e lui è venuto abbastanza presto, però accompagnando un amico, secondo la migliore tradizione, e gli sono state date delle battute di servizio per far recitare questo amico, e mi ha colpito subito perché ha un bellissimo sorriso, uno sguardo molto dolce, insomma. E quindi in realtà l'ho trovato abbastanza presto, poi ho continuato a cercare per scrupolo, però ero convinto presto che sarebbe stato lui. E lui com'è nella vita, Con meno tendenze perniciose e dannose, nel senso che è un ragazzo tranquillo, però ha smesso di studiare. Niente in questo momento. È un ragazzo molto, molto dolce, molto, molto sornione, che si lascia vivere, è un po' abbastanza un archetipo romano di tutti i tempi, insomma. E quindi lui in questo momento forse potrebbe intraprendere una carriera di attore, però se avrà voglia di mettersi a studiare un po'. Straordinario qui, poi dovreste fare. Un po' fare sempre se stesso, insomma, ovviamente. Esatto. Ho capito. Ma senti, grazie intanto, io mi sono a te, Giovanni. Più o meno le ho. Vediamo.